cosa che a me personalmente ha sempre dato molto fastidio, esempio, quando il prete a fine messa dice ora chinate il capo per ricevere la benedizione. Questo fa sembrare il cattolico, so che molti lo pensano, una sorta di automa. Infatti poi nella messa è un po' tutta meccanica, cioè ci si alza in piedi, ci si mette a sedere, dai la mano, vai a prendere l'ostia, è un po' un rito meccanico. E per questo non è molto attraente. Sembra quasi di vedere una persona che non è consapevole di quello che sta facendo. Difatti, sembra proprio di vedere una persona che si sottomette al volere del prete, no? Quando si china il capo. La stragrande maggioranza, per questo motivo e anche per altri motivi legati al fanatismo di certi religiosi, fanno sì che le persone prendano le distanze dalla Chiesa, e vi capisco benissimo. Per comprendere dunque perché ci inginocchiamo, dobbiamo fare un bel salto indietro nel tempo, fino alla prima creazione, la prima Matrix, per chi si ricorda il film. Fu un vero disastro, perché nessuno comprendeva il vero significato di amore, di compassione, di fedeltà, eccetera. Per questo ci fu la scacciata dall'Eden. È importante per l'uomo capire che deve sentirsi libero e in piena autonomia, essere consapevole di quello che sta facendo o di cosa ha scelto di fare. Per questo Dio non si mostra, ma ha messo sapientemente ogni cosa della creazione originaria negli animali, nelle piante. In ogni cosa notiamo sempre dei comportamenti che sono riconducibili a delle virtù e ai loro contrapposti. Esempio, il lupo quando entra in un recinto non si ferma ad uccidere una pecora, molto spesso le sbrana tutte, anche se si sarebbe saziato con una sola. Questo ci ricorda il suo esatto opposto, ovvero il leone, fiero, coraggioso, tenace, virtù che il lupo non possiede, anche se per molti sembra così, in realtà non è così. Il lupo si sente forte nel branco. Chi studia l'alchimia sa che queste virtù sono state sparse negli animali nel momento esatto che c'è stata la separazione. Dio nelle religioni occidentali è rappresentato staccato dalla creazione duale. Ogni animale rappresenta le tante verità frammentate di Dio che vanno ricercate in noi, ad opera sapiente che porta a gradini sempre più alti la nostra anima. Un altro esempio di virtù poco compresa è la fedeltà, altro lato della medaglia della parola amore. Una parola a cui spesso non gli viene attribuito il giusto merito. Vediamo perché. Se noi vediamo in una persona delle qualità che ci piacciono e a che noi mancano, tendenzialmente saremo invidiosi o ci innamoreremo di quella persona. Nel senso che gli portiamo rispetto e gli vogliamo bene, dimostrandoglielo anche. Ecco però che nel momento in cui seguendo questa persona che ci fa stare bene e a cui noi piace la sua compagnia, arriva una terza persona, ovviamente gelosa delle relazioni, delle amicizie altrui, arriva e dice: oh, ma stai sempre attaccato al tuo amico e staccati un po', sembri il suo cane, no? So se vi è mai capitato. Siamo forse dei cani noi? E perché un vero uomo viene visto più forte se è da solo? No? Come il leone. È meglio essere visti come leoni o come cani? Come leone. Forse è meglio essere visti come entrambi. Ma certi virtuosismi nell'uomo, come nella donna, non sono ben visti. O sei leone o sei gazzella. E quindi cadiamo di nuovo in una trappola che è solo della nostra mente e che va a nutrire l'ego. La fedeltà è il gradino più alto di una scala, dicono i monaci buddisti, perché è anche sinonimo di umiltà. Una persona fedele ti aspetta se sei andato a mettere la macchina in garage. Ti aspetta perché sa che si entra in casa insieme. Una persona fedele ti ascolta se gli devi parlare. Una persona fedele rispetta il tuo spazio e i tuoi tempi. Una persona fedele ti sta vicino senza chiederti, senza se e senza ma. Una persona fedele è la quintessenza dell'amore. Risiede nelle sfere angeliche più alte, quelle più vicine a Dio.
Ecco dunque che torniamo al nostro amico cane. Il cane rappresenta una delle tante virtù di Dio. Eh già, la fedeltà. L'essere fedeli per scelta nell'uomo e non per circonvenzione di incapace, no? Anche se ci sarebbero i testimoni di Geova, ma questa è un'altra storia. È la cosa più bella che ci possa essere. Però viene vissuta dall'uomo in maniera proprio del tutto sbagliata. Torniamo dunque a chi si inginocchia. Verso chi ci si inginocchia? Verso Dio? Sbagliata. Come nel film Indiana Jones, solo il penitente potrà passare. E chi è il penitente? È colui che si inginocchia. Ma perché lo fa? Perché chi non avrà messo giudizio su se stesso non matura, che è proprio quello che fa Indiana Jones quando si inginocchia nel film. Non mi ricordo il titolo. Vabbè. Solo il penitente potrà passare, no? Quindi lui si inginocchia, il penitente è quello che mette giudizio su se stesso, ok? Quando andiamo in chiesa, quindi. Quindi chi si inginocchia in chiesa si sta inginocchiando verso se stesso. Non dovete guardare l'azione verso l'esterno, ma sempre verso l'interno. Non è un pentirsi. Noi non siamo il Medioevo, ma dobbiamo comprendere certi aspetti di quel significato. E il significato è che quando ci inginocchiamo stiamo mettendo giudizio su noi stessi, stiamo mettendo giudizio su quella parte di noi che non è ancora matura. Va bene? Non è che ci dobbiamo pentire, non è penitenza. Non è inginocchiarsi verso la croce. Dio assolutamente non vuole questa cosa. Non vuole che noi ci inginocchiamo davanti a Lui, assolutamente. Delle due siamo noi che dobbiamo cercare dentro noi stessi una parte che non è ancora matura. Ok? Quindi quando ci si inginocchia, uno pensa di inginocchiarsi davanti al Cristo, ma in realtà sto entrando in un luogo sacro e la frase più corretta da dire, se proprio dobbiamo dare un significato a questa cosa, è qual è la parte di noi che non è ancora matura in me. Quindi altro che automi, altro che robot, no? Ah, vai in chiesa, tu sei quello lì che non ha capito un cazzo dalla vita, non ha capito niente, siete tutti dei robottini che fanno lì, sì, ti prendi l'ostia, no? No, assolutamente. Cioè, quei pochi che ci vanno sono quei pochi che si sono svegliati. Certo, ci sono anche purtroppo i fanatici, ci sono in tutte le chiese, ci sono persone identificate nell'ego in una maniera smisurata, però come in tutte le società, come in tutti i posti. Ok? Chi va in chiesa e non è consapevole perché si sta inginocchiando o perché chi è il capo, è meglio che se ne vada al più presto. Ok? Chi non lo sa, è meglio che se ne vada dalla Chiesa. Sto scherzando. Fin quando non ha trovato la sua risposta. Altrimenti non vi inginocchiate. Ma Gesù non vuole la riverenza. Ma avete mai visto una cosa nel Vangelo dove dice bisogna fare la riverenza a Gesù quando nel Vangelo non ci sta scritto niente di questo. Niente. Ok? Chi opera fanatismo nel prossimo non è degno di stare in chiesa. Questo infilatevelo dove dico io. Andate convertite. No, una persona viene in chiesa se dentro di sé nutre il desiderio di trovare Dio. Non andate e trascinatelo in chiesa, come spesso accade nelle chiese, no? Che si dice andate e fate, no? No. No, assolutamente no. A Dio non piacciono i robot, le persone devono essere consapevoli al 100% di quello che stanno facendo.